Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per far durare di più le lampadine, ti consigliamo di non toccare mai il vetro con le dita. O se lo fai, di pulirlo bene con carta assorbente prima di rimetterle a posto. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Per accedere alle lampadine bisogna rimuovere il blocco del faro. Rimuovi la calandra sollevando le linguette situate sulle sue estremità. Adesso puoi accedere alle viti del blocco del faro. Usa una chiave a bussola con inserto Torx da 27 per svitare le tre viti di sostegno del faro. Per rimuovere il faro, tiralo verso di te e poi stacca il connettore elettrico. Rimuovi la copertura per accedere alle lampadine. Per sostituire la lampadina H4 dell'abbagliante e dell'anabbagliante, stacca il connettore e solleva la linguetta di sostegno della lampadina. Poi rimuovi la lampadina. Rimetti in posizione la nuova lampadina e poi chiudi la linguetta. Per finire, riattacca il connettore. Rimetti a posto la copertura. Per sostituire la lampadina delle luci di posizione, afferra il connettore elettrico nero e tiralo. Per estrarre la lampadina, basta tirarla. Rimetti la lampadina nuova nella copertura e inserisci il tutto nel faro. Per sostituire la lampadina degli indicatori di direzione, ruotala di un quarto di giro in senso antiorario afferrandola per la linguetta nera. Poi rimuovi il tutto. Per togliere la lampadina, spingila e gira di un quarto di giro. Per rimontarla, ripeti l'operazione in ordine inverso. Rimetti a posto il blocco del faro e metti il faro nel suo alloggio. Spingici sopra per incastrarlo in posizione. Per finire, riavvita le viti di fissaggio. Rimonta la calandra, poi spingici sopra per incastrarla. Operazione conclusa.